Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con la Samp. Allora, quest'oggi penultima puntata di questa incredibile carriera, puntata numero 79, e quest'oggi appunto, diciamo, la partita principale sarà ovviamente la finale di Coppa Italia contro il Piemonte Calcio, ma andremo anche a concludere questa Serie A e poi nella prossima e ultima puntata affronteremo il PSG in finale di Champions e poi, diciamo, andremo a fare tutti quanti i saluti finali. Ma una cosa per volta, innanzitutto pensiamo ad affrontare questa sfida contro l'Udinese, ormai siamo già campionissimi d'Italia, ormai questa sfida è solamente per la gloria, mettiamola così, comunque siamo a 102 punti, è chiaro che arrivare anche a 108 punti sarebbe una gran bella cosa. Andiamo a scegliere un attimo le divise, chiaramente scenderemo in campo con la seconda squadra perché appunto la prima squadra mi serve per la finale di Coppa Italia, quindi tutto pronto. Possiamo scendere in campo. Un'altra piccola cosa, ovviamente c'è ancora Sottil al posto di Coman perché è ancora infortunato Coman. Ah raga, poi mi sono scordato chiaramente di dirvi che in porta abbiamo Garnier, visto che ormai è diventato un 82, mi sembra di non averla detta questa cosa nella scorsa puntata, però diciamo è il caso che si inizi a pensare che lui sia appunto a tutti gli effetti anche il secondo portiere. Comunque qui occhio a Quassanza che sbaglia il passaggio. Occhio grave, merce. Tocco per Greenwood dentro. Russo col destro. Mamma mia, un tiro inguardabile. Occhio Alfonso Davis, palla centrale. Quest'anzi, vedi l'inserimento di Ryan Gravenberch va col destro. Ma Musso qui mette in calcio d'angolo il portiere argentino, se non sbaglio. Comunque qui Gravenberch che secondo me ha ritardato troppo il tiro, anche se era molto, molto forte. Comunque sarà calcio d'angolo. Russo la mette dentro. Acciaccare proprio Greenwood, la palla rimane lì ancora per Gravenberch, si salva l'Udinese. Occhio ancora qua Sanz, tocco per Russo, dentro Greenwood, tutto regolare, la Samp è in vantaggio 1-0, la sblocca come al solito il nostro Mason Greenwood che sta facendo veramente un finale di stagione impressionante. E poi diciamo, è chiaro, essendo anche lui un 92, è ovvio che la sua presenza in campo si nota e come qui. Molto bravo Russo a servirlo sul filo del fuorigioco e col destro non ha sbagliato. 1-0. 1-0, sto morendo, perfetto. Occhio, Rhys James, Barreal, tocco per Russo che non può sbagliare. Francesco Russo arriva subito il raddoppio della nostra Samp. Segna Russo con le sue scarpette nuove di zecca che già appunto gli abbiamo messo da poco tempo. Comunque andiamo a rivedere quest'altra realizzazione da parte del nostro trequartista. Qui come al solito molto bravo Rhys James ad inserirsi. Poi dopo un tocco di Barreal la palla arriva al Russo che davanti a Musso, fa anche rima, non poteva sbagliare. 2-0 e con questo gol Russo è al 16° gol in campionato. Molto bene. Occhio, siamo ancora in avanti. Gravenberch, vedi dentro Mason Greenwood che si gira. Greenwood, vai col destro. Facile, facile. Mason Greenwood che fa doppietta. Adesso dobbiamo assolutamente controllare anche appunto a che numero di gol è arrivato pure lui. 3-0 il punteggio per la Samp. Molto bene Mason Greenwood che si dimostra sempre essere un fenomeno. Ormai sono finiti gli aggettivi per lui qui. Molto bravo a girarsi e poi col destro piazzato. Troppo semplice per lui, 3-0 e vediamo un attimo Mason Greenwood che con la maglia numero 9 arriva a 17 gol in Serie A team, quindi diciamo c'è questa piccola sfida interna con Russo. Occhio che siamo ancora in avanti, prova Mason Greenwood, palla retrata, grande match dentro ancora, Greenwood, mamma mia, un triangolo perfetto, facile facile, Greenwood qui ha diciamo fermato un attimo il pallone e poi col sinistro l'ha messa nell'angolino basso. 18 gol in campionato, ma soprattutto tripletta quest'oggi per Mason Greenwood che viene abbracciato dai suoi compagni Sottil e Davis. Qui appunto molto bravo Gravenberch a riservirlo e poi col sinistro tiro molto potente, difficile da intuire per Musso. Occhio, palla dentro ancora Greenwood da lì, palo clamoroso di Mason Greenwood, ma quest'oggi ha proprio il piedino fatato. Attenzione a questo calcio d'angolo per l'Udinese, c'è Rodrigo De Paul a battere, vediamo un po'.
palla per Artis, sbagliato tutto, grave, perciò possiamo ripartire in contropiede molto bene questa palla di Greenwood a cercare Barreal che deve partire, il nostro Barreal, serve qualche compagno libero, lo trovo in Alfonso Davis, azione abbastanza lenta, qui occhio Davis che stava per essere falciato, ma diciamo non è caduto, comunque Russo, attenzione, dobbiamo girarsi, c'è Riccardino Sottil che non riesce a mettere il piede qui, peccato, comunque siamo oltre i 3 minuti di recupero, infatti arriva la fine del primo tempo, 4-0 per la nostra Samp. Occhio Greenwood qui subito, Gravenberch, un altro legno colpito, questa volta traversa per il nostro Ryan Gravenberch che come al solito si inserisce alla grande, però quest'oggi stavolta è stato sfortunato. Occhio, ancora palla dentro, Franceschino Russo, prova a girarsi Russo, e qui esagera, però riesce a mantenere il controllo del pallone. Russo! Palla in rete! Mamma mia, qui! Che cosa è successo? Perché non è gol, raga? Raga, sono confuso. Calcio di punizione? Così, a caso? Ok, comunque, cioè, a sto punto la palla era in rete. Potevi concedere in un certo senso il vantaggio. Comunque, andrà a battere Mason Greenwood, che nella scorsa puntata ha dimostrato di essere molto forte, non mi ha fatto tirare, non mi ha fatto tirare, poi comunque vabbè, peccato. Occhio qua Sansu, dentro, Russo, 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 e non riesce qui a tirare bene, grande occasione qui sprecata, quest'oggi col destro Russo non ce la fa proprio. Occhio a Mason Greenwood, ancora per Gravenberch in aria, ancora palla fuori, non riesce a segnare Ryan Gravenberch quest'oggi. Sostituzioni per la Samp, fuori proprio Gravenberch, dentro Costa, poi entra Visser al posto di Barreal e Andrea Conti al posto di Francesco Russo. Occhio Greenwood, qui ottima palla dentro per Conti, bravissimo, Conti col sinistro, gran parata di Mussu, ma molto bravo qui Conti a girarsi subito, molto velocemente, è un po' qua stanza. Palla dentro Greenwood, niente da fare, ma stava per colpire di testa, però purtroppo siamo stati sfortunati qui. Occhio, palla dentro, Mason Greenwood col sinistro qui, implacabile, credo abbia tirato quasi di esterno sinistro praticamente. Comunque è arrivato il 5-0, 5 gol rifilati all'Udinese, speriamo di rifinare, come si dice? Comunque di farne altri 5 anche a un'altra squadra bianconera. Comunque qui appunto vediamo un attimo, sì, effettivamente esterno sinistro pieno di Mason Greenwood. Quest'oggi parlare è più difficile del solito. E arriva il fischio finale, vinciamo anche 5-0 contro l'Udinese. Mason Greenwood che realizza un poker, si porta il pallone a casa, giustamente. E finalmente arriva l'email anche della guarigione di Coman, che con ogni probabilità credo che possiamo portarcelo già in panchina nella sfida contro il Piemonte, appunto. Molto bene, raga, adesso è arrivato il momento di affrontare il Piemonte Calcio in questa finale di Coppa Italia. Voglio dare un attimo un rapido sguardo alla classifica dei marcatori. Abbiamo solamente Mbappé e Havertz a 2 gol che sono in tredicesima e quattordicesima posizione. Peccato. Comunque, vabbè, il primo posto è di Maddison e Richarlison con soli 4 gol. Quindi anche la puntata, la partita di oggi sarà molto importante. Invece, per quanto riguarda gli assist, abbiamo Gravenberch e Russo a 2 assist. Poi non vedo nessun altro, vedo solamente qui Sané a 1, però vabbè, diciamo non è niente di che, invece Onana è al primo posto per le reti inviolate. Comunque la partita di oggi sarà decisiva anche per queste statistiche, però andiamoci a fare prima questa conferenza stampa perché appunto alla vigilia di una sfida del genere ci sta proprio bene una conferenza stampa, vediamo un po' i giornalisti che ci chiedono. Allora, ha preparato qualcosa di speciale per questa partita? Diciamo che giocheremo il nostro solito calcio, che è la cosa più giusta da fare, secondo me. Poi, crede che la squadra Piemonte Calcio sia preoccupata? I giocatori devono pensare meno agli avversari, assolutamente, devono pensare sempre ad allenarsi e infine
riuscirete a dare seguito alle ottime prestazioni offerte dalla sua squadra di recente? Possiamo fare ancora meglio, dobbiamo evitare assolutamente tutte le disattenzioni possibili, visto che mancano solamente 3 partite alla fine di questa stagione, ma soprattutto ne mancano 2, ovvero questa partita contro il Piemonte e poi la finale di Champions contro il PSG. Quindi è chiaro che bisogna mantenere un livello di concentrazione altissimo. Comunque, andiamo a scegliere le divise, direi. Prima maglia contro prima maglia, non dovrebbero assolutamente confondersi. Scenderemo in campo con i migliori, ovvero Onana, Renan Lodi, Lucas Hernandez, De Ligt, Alexander Arnold. A centrocampo Mikal Merino, Frenkie de Jong, Kai Havertz. Attacco con Leroy Sané, Kylian Mbappé e sulla destra il nostro Francisco Trincão. Tutto pronto, possiamo scendere in campo e ricordiamoci che nell'ultima sfida contro il Piemonte Calcio abbiamo perso 2-0 in casa, quindi è diciamo, questa sfida è importante anche per vendicare questo precedente risultato. Ed eccoci qua allo Stadio Olimpico di Roma, siamo ovviamente appunto in questo stadio della Roma e della Lazio per affrontare questa finale come capita ogni anno. Le tifoserie sono già tutte pronte con le loro coreografie, le squadre stanno entrando in campo e comunque molto bella questa coppa, anche se non è per niente la Coppa Italia. Vi ricordo che siamo appunto i detentori di questa competizione, quindi sarà importante anche riconfermarci. Io credo che possiamo anche iniziare a questo punto. Per quanto riguarda la formazione del Piemonte Calcio, la andiamo a guardare manualmente per evitare inutili perdite di tempo. Eccoci qua. Il Piemonte Calcio che si schiera con Mattia Perin in porta. In difesa abbiamo Chilwell, Davinson Sanchez e Zaccaria, addirittura difensore centrale. Sulla destra abbiamo Buta. Al centrocampo abbiamo Lo Celso, Rabiot, Soyuncu, che dovrebbe essere un difensore centrale. Sembra che siano stati scambiati Zaccaria e Soyuncu, appunto. Comunque il trequartista sarà Bernardeschi, che ha anche la fascia da capitano. E infine i due attaccanti sono Richarlison e soprattutto Cristiano Ronaldo, che a questo punto credo che abbia anche tanti anni, però gioca ancora. Occhio subito a Piemonte Calcio, proprio con Soyuncu che fortunatamente sbaglia il passaggio e possiamo ripartire noi. È un po' Mikal Merino, prova a portare un po' il pallone avanti, però sbaglia tutto, ma è bravo alla fine qui a recuperare. E possiamo andare, Frenkie de Jong, palla in avanti a cercare Kai Havertz, dentro subito per Kylian Mbappé, un tocco per De Jong che voleva servire subito Havertz, ma occhio De Jong col sinistro, traversa clamoroso, colpo di testa, non riesce a colpire, ma siamo ancora lì, Francisco Trincão, tocco per De Jong, allarga sulla sinistra per Renan Lodi, ottima finta, ancora Frenkie de Jong che deve girarsi, ancora Kai Havertz, purtroppo non ci sono spazi, quindi bisogna ripartire da dietro. Comunque Frenkie de Jong, tocco per Mikal Merino, ancora De Jong che perde palla purtroppo, ma ottimo inizio per la nostra Samp che ha colpito subito una traversa clamorosa con il nostro Frenkie. E adesso attenzione a Richarlison che ci prova, colpo di tacco molto interessante per Rabiot, c'è Arnold su di lui che è un ex della partita, attenzione a Bernardeschi dentro, Richarlison prova una mezza rovesciata però fortunatamente sbaglia tutto e ci dà la possibilità di ripartire in tranquillità. Occhio qui Lodi prova da Zale in avanti per Sané che purtroppo è in fuorigioco. Occhio Mikal Merino, palla per De Jong, molto bene Mbappé, c'è l'inserimento con di Kai Havertz, la palla, attenzione che rimane lì, Mbappé col destro, Kylian Mbappé, l'abbiamo sbloccata, Samp in vantaggio, in finale di Coppa Italia, ha segnato il solito, incredibile e unico Kylian Mbappé. Qui c'è stato un pasticcio clamoroso della difesa del Piemonte Calcio, l'errore è stato commesso da Zaccaria e credo da Davinson Sanchez, o forse Buta, non lo so. Comunque qui grandissimo destro di Kylian Mbappé che batte Perin 1-0, siamo in vantaggio, molto bene ragazzi. Calcio di punizione per il Piemonte Calcio, attenzione Lo Celso, palla completamente sbagliata. Occhio palla in avanti per Buta, Bernardeschi ancora Buta, attenzione Piemonte in area,
cross al centro. Fortunatamente qui Onana è stato bravissimo a leggere subito la situazione. E occhio che come al solito possiamo provare a ripartire. Kai Havertz si gira, ottimo il passaggio per Michael Merino. Guarda a Kylian Mbappé, alza la palla qui sbagliando, ma occhio qui arriva l'errore. Mamma mia, ancora Mbappé due volte. Alla fine riesce a bloccare Perin, ma qui il Piemonte Calcio ha rischiato tantissimo, bruttissimo errore difensivo e per poco Kylian Mbappé stava per approfittarne. Comunque arriva anche la fine dei primi 45 minuti, 1-0 per la nostra Samp, che è partita fortissima e merita di stare in vantaggio. Occhio Michael Merino, tocco per Kylian Mbappé che prova a girarsi, vediamo un po', arriva una finta di Mbappé, è in area Mbappé, vai col destro, traversa clamorosa, prova il colpo di testa ma non ci arriva. Cosa aveva fatto Kylian Mbappé qui? La difesa è completamente in bambola e stavamo per raddoppiare, però purtroppo la traversa ha spezzato l'urlo di gioia di Kylian Mbappé. Ma occhio qui Kai Havertz, alza la palla alla perfezione per Sané che può girarsi, vediamo un po', Sané vede l'inserimento di Havertz, gran parata di Perin, qui purtroppo col destro, tiro molto centrale da parte di Kai Havertz. Comunque sarà calcio d'angolo, intanto esce anche Bernardeschi, palla dentro, è entrato Ramsey, comunque qui Perin salva tutto e però il pallone è ancora di proprietà della nostra Samp con Alexander-Arnold che la tocca per Renan Lodi, vediamo un po', palla dentro per Kai Havertz, molto bene Kai Havertz, vedi da solo Merino che non può sbagliare, 2-0 Samp, arriva il raddoppio, segna Michael Merino che ultimamente sta segnando tantissimo. Dopo i 4 gol realizzati al Manchester City arriva anche il gol in finale di Coppa Italia contro il Piemonte Calcio. Qui è stato bravissimo Kai Havertz a servire questo pallone perfetto, è stato bravo anche Mbappé a togliersi in modo da far segnare il compagno che praticamente davanti a Perin non poteva assolutamente sbagliare. 2-0 il punteggio, molto bene ragazzi, molto bene. Calcio di punizione per il Piemonte Calcio, palla dentro, facile presa di Onana che può farci ripartire con questo lancio lungo, ci provo, non si può mai sapere, infatti Mbappé stava passando qui, bravissimo Trinzao, corri Francisco Trinzao, Trinzao, il sinistro, gran parata di Perin, ma è stato qui bravissimo Trinzao a credere appunto in questa azione. Comunque qui entra, se non ho visto male, Alegna, in più escono sia Soyuncu che CR7, al suo posto entra Martial e appunto, se non ho visto male, entra anche Alegna. Qui occhio proprio a Matthias De Ligt che prova ad anticipare Perin. Comunque la palla è ancora lì, sarà sempre fallo laterale per la nostra Samp. Comunque sì, avete visto dalla grafica, è entrato Alegna. Qui c'è Trinzao che si guadagna un altro calcio d'angolo. Molto bene ragazzi, molto molto bene. Vediamo un po', Frankie De Jong, palla troppo centrale, infatti Perin con i pugni la prende facilmente. Comunque c'è Kai Havertz che non riesce a prenderla di testa, ma la palla è ancora nostra, Leroy Sané. Tocco per Alexander-Arnold, bella partita da parte della nostra Samp. Vediamo un po', Arnold, tocco dentro per Kai Havertz che ci prova, palla ribattuta, ma c'è ancora Michael Merino, vediamo un po', Michael Merino vede qui Kai Havertz, però in netto fuori gioco. La mia idea era servire sinceramente Kylian Mbappé, però ha voluto darla a Kai Havertz che effettivamente era abbondantemente in fuori gioco. Occhio Michael Merino, Mbappé, vedi l'inserimento di Frankie De Jong che non riesce a passare Trinzao. Riesce comunque a prendersi un fallo laterale. Comunque sempre Frankie De Jong, sempre uno dei più attivi. Palla per Michael Merino, ancora a cercare Kai Havertz che si gira, vediamo un po', Kai Havertz, tocco per Michael Merino, ancora a cercare Frankie De Jong, tocco per Michael Merino, ancora dentro De Jong a cercare Trinzao, si gira, c'è proprio De Jong col sinistro, Frankie De Jong, 3-0 per la nostra Samp, segna appunto anche Frankie De Jong che ho appena finito di dire che è sempre uno dei giocatori più attivi in campo, effettivamente è la verità. Qui bravissimo a servire inizialmente Trinzao che poi ha chiuso il triangolo e sul primo palo di prima intenzione De Jong col sinistro non ha sbagliato. 3-0 il punteggio, ormai partita in ghiaccio, bravissimi ragazzi, bravissimi.
Occhio però qui al Piemonte Calcio, il cross di Chilwell, la palla rimane lì, Richarlison qui sbaglia completamente tutto. Provo a fare anche io qualche cambio. Allora, dentro Ryan Gravenberch al posto di Michael Merino, dentro Greenwood al posto di Kylian Mbappé e infine si appunto ritorna in campo, si rivede in campo Coman al posto di Sané. Occhio qui subito in avanti per Coman, vediamo un po', Coman, prova a tirare, la palla ribattuta, ancora Coman, c'è stata una strana animazione, c'è stato uno scatto strano da parte dei difensori del Piemonte Calcio, comunque stava già subito per segnare Coman. Ma la palla è ancora della Samp, De Ligt, tocco per Frankie De Jong, vediamo un po', c'è ancora Kai Havertz dentro, Greenwood, grande chiusura difensiva qui di Zaccaria che... Nonostante mi ricordassi fosse un difensore centrale, devo dire che è veramente un giocatore forte, si è comportato molto bene anche da centrale di difesa. Occhio Anthony Martial, palla dentro, ancora a cercare Buta, vediamo un po', molto bravo qui Renan Lodi a chiudere in calcio d'angolo, quindi facciamo attenzione allo Celso che proverà a metterla dentro col sinistro, vediamo un po', colpo di testa di Trinzau, la palla rimane lì, Ramsey al volo, c'è ancora il tiro, alla fine ci salviamo con Alexander-Arnold, poi facciamo attenzione, molto bene ragazzi, molto molto bene, possiamo ripartire con Lodi che la tocca malissimo, regala il pallone ad Alegna, non volevo assolutamente passarla lì, ma occhio a Rabiot, il sinistro completamente sbagliato, ormai mancano solamente qui 3 minuti di recupero e la partita è finita. Onana che rilancerà il pallone in avanti, non ha dovuto fare nessun intervento importante, quindi questo sta a significare che tutta la nostra Samp, sia appunto a partire dal portiere o comunque dalla difesa fino agli attaccanti, si è comportata alla grande. Qui Onana che rilancerà il pallone in avanti per l'ennesima volta per sancire la fine di questa partita e la Sampdoria che batte di nuovo il Piemonte Calcio e si aggiudica appunto la Coppa Italia. Molto bene, qui per sbaglio ho premuto X, mi scordo che se premo X schippo anche tutti i festeggiamenti, comunque vabbè, non fa nulla, l'importante era vincere, l'abbiamo vinta già l'anno scorso, quindi ormai conosciamo alla perfezione i appunto festeggiamenti per la vittoria di un trofeo. Comunque andiamo avanti e andiamo a concludere questo campionato. Perfetto raga, prima di andare a sfidare appunto il Sassuolo andiamo a dare un'occhiata ai tabelloni definitivi della Coppa Italia, appunto eccoci qua, siamo i campioni anche quest'anno per la seconda volta consecutiva, se non sbaglio, della Coppa Italia, e perché mi sembra che il secondo anno non l'abbiamo assolutamente vinta, mi sembra che abbiamo perso proprio col Napoli, comunque diamo anche uno sguardo appunto alla classifica qui dei marcatori, Coppa Nazionale, eccola qui, alla fine appunto a vincere la scarpa d'oro tra virgolette sono Maddison e Richarlison, poi miglior assist man sono Martinez, Bernardeschi, Maddison e anche il nostro Kai Havertz, poi Onana è il miglior portiere diciamo con 3 reti inviolate, poi i cartellini gialli non ci interessa, i cartellini rossi non ci interessa. Molto bene, adesso possiamo andare a sfidare anche il Sassuolo per quest'ultima giornata di campionato. Molto bene, allora per quest'ultima giornata, per quest'ultima partita, diciamo che scenderemo in campo con una formazione molto sperimentale. Appunto si vede già qui Schwartz sulla destra, appunto eccola qua la nostra formazione, abbiamo Garnier in porta, poi in difesa abbiamo Alfonso Davies De Graeff che gioca, se non sbaglio, la sua prima partita da titolare, poi abbiamo Konaté e Reece James, a centrocampo abbiamo un centrocampo completamente inedito, abbiamo Tommaso Costa, Peters e Andrea Conti, appunto come COC, in attacco abbiamo il solo Coman che appunto torna dall'infortunio, quindi ha bisogno anche di scendere in campo, e poi diciamo che appunto Sottil è molto stanco, quindi è meglio che giochi lui, appunto avrà anche la fascia da capitano, poi in attacco abbiamo Schwartz e sulla destra Sam Visser. Molto bene, formazione molto sperimentale, diciamo possiamo rischiare anche di perdere visto che il Sassuolo è un'ottima squadra, comunque vabbè per quest'ultima giornata ci può stare anche scendere in campo con una formazione del genere, quindi tutto pronto, andiamo in campo. Occhio qui al Sassuolo che ha tantissimo spazio, c'è De Graeff contro tutti, facciamo attenzione qui, grandissimo recupero di Konaté, poi arriva il tiro, fortunatamente Garnier può bloccare, ma qui eravamo estremamente scoperti. E occhio ancora al Sassuolo con Juricic,
Molto bene, con Ate che qui sbaglia clamorosamente il passaggio, cioè Silas, facciamo attenzione, Juricic palla dentro, vediamo un attimo qui, ancora il Sassuolo con Ajapong, molto bene con Ate, il tiro di Ajapong, fortunatamente palla fuori, ma stiamo continuando a rischiare. Occhio qui Rhys James che può andare, è un po' Rhys James, ha tanto spazio, può provare pure il destro Rhys James, mamma mia, che gol, 1-0, la sblocca Rhys James che col destro qui ha battuto il portiere del Sassuolo, ha fatto un costo-costo veramente incredibile alla fine, il tiro appunto, il pallone che ha dato anche un bacino al palo e poi molto bene Rhys James col destro che non sbaglia. Occhio Conti qui che ha rubato il pallone, c'è ancora Coman che può girarsi, Coman vedi l'inserimento di Costa col destro che sbaglia completamente il tiro anche se è stato alla fine ribattuto, qui c'è un fallo clamoroso su Costa, l'arbitro dice di no, assolutamente sbagliato qui. E termina anche il primo tempo, 1-0 il punteggio per la nostra Samp, grazie al gol di quest'uomo qui, Rhys James, diciamo che è stato un match che ha regalato veramente poche emozioni, comunque vabbè ci può stare. Soprattutto per il fatto che appunto abbiamo i nostri giovani in campo che non sono il massimo. Occhio Conti, molto bene Conti, palla dentro sbagliata, Schwartz ci prova, Conti di prima intenzione, è tutto buono, vediamo, no, fuorigioco, sì, infatti l'arbitro ha fermato tutto per fuorigioco, che credo ci fosse, però molto bravo Conti con questo giro, con questo appunto tiro in girata, no, a giro. E occhio qui alla risposta del Sassuolo con Juricic, mamma mia, grandissima chiusura difensiva qui da parte del nostro piccolo De Greiff. Attenzione che possiamo ripartire, palla dentro per Schwartz, Schwartz va col sinistro, chiuso all'ultimo, credo ci sia assolutamente fallo e con ogni probabilità dovrebbe arrivare anche il cartellino rosso per Ferrari, credo, no, Christian Dell'Orco, molto bene, è anche in area, quindi sarà calcio di rigore per la nostra Samp. Qui Dell'Orco sembrava avesse preso nettamente il pallone, comunque vabbè, non era sicuramente il replay migliore. Dal dischetto andrà il nostro Coman che deve ritornare al gol, vediamo un po'. Coman partirà col destro, Coman, traversa clamorosa di Coman, che peccato, ha tirato forse troppo forte, comunque siamo ancora col pallone lì, vediamo un po', Schwartz in fuorigioco. Attenzione James, ancora pari davanti a cercare Conti, si inserisce ancora James, ma il tocco è per Costa col destro, palla in rete, bravissimo il nostro Tommaso Costa che lo aveva dimostrato anche nelle qualificazioni estive o comunque nella coppa estiva che aveva un ottimo destro, comunque anche se lui diciamo tecnicamente il suo piede preferito è il sinistro, comunque riesce a metterla dentro anche lui qui, molto bravo Andrea Conti a servire Costa che poi col destro è stato molto preciso, 2-0 per la nostra Samp, arriva credo il primo gol in Serie A, infatti è così per Tommaso Costa, molto bene anche per James, prima era appunto il primo gol in Serie A anche se in Champions già aveva fatto gol. Attenzione Sam Visser qui che ha spazio, può andare, vediamo un po', nessuno riesce a fermarlo, sono tutti troppo lenti, Visser col destro addirittura ci ha provato, consigli però è stato attento, non era per niente una parata difficile, comunque calcio d'angolo, Coman la mette dentro, James di testa addirittura, la palla rimane lì, attenzione però qui deve andarci qualcuno, molto bene Peters, ancora per James con Ate, dentro per Visser che purtroppo è marcatissimo e non può girarsi. E arrivano anche le sostituzioni per la nostra Samp, dentro Russo per Conti, Greenwood per Schwartz ed entra anche Gravenberch al posto di Peters. Attenzione con Ate. Tocco per Costa a cercare da quest'altra parte, Gravenberch. Non dimentichiamoci che adesso sta solo anche in 10, quindi è chiaro che adesso abbiamo molti più spazi per affondare. Comunque Russo che sbaglia il passaggio, ma la palla rimane lì. C'è ancora Ryan Gravenberch che riesce a servire Visser che prova a girarsi. C'è Mason Greenwood che prova una finta, poi va sul primo palo, niente da fare, ma ci ha provato Mason Greenwood, ottima azione, ma siamo sempre noi con il pallone in controllo, c'è ancora Rhys James, tocco per Costa, proprio per Gravenberch che ha sparato il destro, ma qui molto bravo consigli a deviare appunto il pallone in corner che appunto batterà sempre comando, vediamo un po', dentro ancora consigli, colpo di testa di Russo che riesce alla fine a controllare il pallone, c'è ancora un tocco dentro per Coman che la tiene in gioco, palla per Russo che si gira, Russo, tocco per Greenwood deviato all'ultimo, peccato.
Occhio al Sassuolo qui, Konaté non riesce a chiudere, abbiamo regalato il gol a Mazzitelli, peccato perché ormai la partita era conclusa e subire gol in questo modo è abbastanza brutto, alla fine siamo stati sfortunati qui con Konaté, però purtroppo quando devi fare gol, devi fare gol. Comunque 2-1 il punteggio, ormai la partita si è conclusa, sarebbe veramente clamoroso un pareggio da parte del Sassuolo. A questo punto basta controllare un po' il pallone e abbiamo portato il risultato a casa. Abbiamo vinto anche quest'oggi, abbiamo concluso al meglio il nostro campionato con 108 punti. Pazzeschi. Perfetto, campionato finito, arriva anche il premio in denaro di 91 milioni, tantissimi, vabbè, normale visto che abbiamo vinto il titolo, adesso abbiamo già la schermata per la finale di Champions, però voglio dare una rapida occhiata appunto a tutte le statistiche della Serie A. Eccoci qua, questa è la classifica finale, appunto la Samp è campione d'Italia con 108 punti, 137 gol fatti, 21 gol subiti e 116 di differenza reti. Comunque siamo decisamente in miglior attacco, però siamo purtroppo solamente, tra virgolette, la seconda miglior difesa, perché il Piemonte Calcio ha subito solamente 17 gol. Comunque, per quanto riguarda invece le altre squadre, in Champions vanno Piemonte Calcio, Inter e Milan, Fiorentina e Napoli andranno in Europa League, invece il Torino, appunto, credo che disputerà sicuramente i preliminari, appunto, di Europa League. Poi abbiamo una Roma e una Lazio fuori dalle coppe europee e infine la Spal, il Chievo e il Benevento retrocedono in Serie B. Invece, per quanto riguarda i marcatori, gli assist e tutto il resto, alla fine appunto CR7 e Kylian Mbappé sono insieme a 32 gol, molto bene. Comunque abbiamo anche Kai Havertz con 19 gol, Greenwood a 19, scendendo abbiamo Russo con 16 e dei nostri non c'è più nessuno. Invece, per quanto riguarda gli assist, abbiamo Kai Havertz che vince appunto questa classifica con 22, poi abbiamo Russo a 20, Mbappé a 18, Mason Greenwood a 11, Frankie de Jong a 10, Mikel Merino a 9, abbiamo anche Gravenberch a 7, molto bene, e non c'è più nessuno. Invece, per quanto riguarda appunto le reti inviolate, il primo a vincere è Stracoscia con 20. Poi abbiamo Nana al terzo posto con 15 reti inviolate, invece abbiamo anche Futul con 5 al 19° posto, però vabbè. Allenamenti, sale solamente Costa che diventa un 72, molto bene. Perfetto, raga, a questo punto direi che posso anche fermarmi qua. Qui c'è un giovane che vabbè vuole andare via, vabbè queste cose tendo a farle sempre off screen. Adesso ci stiamo avvicinando alla sfida contro il PSG, però ancora giovani che qua ci chiedono di andare via, purtroppo mi fermano sempre appunto dall'arrivare al 27 maggio. Adesso arriverà qualcun altro che vuole andarsene via, vediamo un attimo. No, fortunatamente, quindi eccoci qua. Siamo arrivati al 27 maggio e io mi fermo esattamente qui, visto che nella prossima puntata, appunto, dobbiamo iniziare con questa bella conferenza stampa e poi, appunto, ci immergeremo nella sfida contro i francesi. E quindi, raga, io mi fermo qua. Vi invito a lasciare un like, un commento, ma soprattutto ad iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.